Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Ho il fiatone perché sono appena corsa sul soppalco dove ho il computer a recuperare la memory card. Ho corso per registrare il video, ho corso e adesso ho il fiatone. Comunque, come sempre inizio questo vlog davvero tardi perché sono le 15:20. Stamattina ho lavorato, sono arrivata a casa abbastanza tardino, insomma sono arrivata per le 2, abbiamo pranzato poco fa, infatti c'è ancora qui in cucina, cioè qui in cucina, qui sul tavolo, ci sono ancora 2 o 3 cosine che devo andare a sistemare. Ho caricato la lavastoviglie, però devo finire di riordinare il tavolo della sala da pranzo, adesso lo faccio così almeno una cosa fatta, devo anche pulire il piano di induzione, però... tutto sommato è abbastanza in ordine. Stavo guardando prima le mie rose che ho preso al Lidl esattamente una settimana fa, perché le ho prese giovedì scorso o venerdì, se non una settimana fa, comunque quasi, e la metà sono praticamente tutte afflosciate ormai, sono andate, ve le faccio vedere. Le tengo ancora oggi perché alcune sono belline, però questo bouquet, insomma, più di una settimana non dura, a differenza di quello di Colvin che ho da, secondo me sono passate quasi 3 settimane ed è ancora bello. Ovviamente le foglie si sono seccate, però è ancora bello, infatti lo sto ancora tenendo. Ed eccole qui, cioè guardate questa poveretta, cioè questa ormai dovrei anche toglierla perché è completamente secca, le foglie sono completamente secche e ormai non sta più in piedi. Questa invece è ancora bella, ce ne sono alcune che sono tutto sommato ancora belline. Queste invece, questa qua, vedete come si sono afflosciate. Dopo magari vado a togliere quelle un po' più brutte e lascio per oggi e domani quelle un pochettino più belle. Comunque, quando ho i fiori freschi in casa, un piccolo bouquet che tengo poi o sull'isola oppure sulla sala, sul tavolo della sala da pranzo, nella maggior parte dei casi li prendo al Lidl. Ma spesso trovo i tulipani, di solito prendo quelli. Questa volta ho trovato le rose, c'erano rose bianche, ce n'era soltanto una confezione, quindi me la sono accaparrata. Però questa poveretta è proprio andata, ce ne sono alcune che si fosse meglio togliere, però prima pulisco il piano perché abbiamo cucinato e vado a riordinare velocemente anche le 2 cosine che mi sono rimaste. Cucina riordinata, sala da pranzo riordinata, ci tengo sempre che sia in ordine perché è praticamente l'ingresso della nostra casa, avendo tutto un open space, quando qualcuno entra in casa nostra in automatico entra in cucina e in sala da pranzo, e quindi ci tengo sempre ad averla in ordine. Non sempre in realtà dopo aver pranzato la riordiniamo subito, dipende, però nella maggior parte dei casi sì, diciamo che abbiamo preso questa buona abitudine. Comunque, perché ho fatto tardi un po' dal lavoro oggi? Sono arrivata a casa mezz'oretta più tardi del solito, cioè rispetto al mio classico orario, perché mi sono fermata al lobby. Oggi provo un nuovo fai da te. Era da un po' che ci pensavo e ne parlavo, ne ho già parlato diverse volte con Ste, e alla fine ho trovato. Voglio provare a fare un leggero rivestimento con un prodotto che adesso vi faccio vedere. Allora, innanzitutto perché non volevo investirci chissà quanto, perché non so se, come uscirà, non so se riesco a fare da sola il lavoro e se starà bene. Quindi ho provato e sono andata, diciamo, sul lato più economico. Se poi la cosa mi piacerà, magari più avanti si può pensare di farla seriamente, fare una cosa più giusta.
Cosa voglio fare? Adesso vi faccio vedere il prodotto che mi serve per realizzare questa cosa. Questo è l'acquisto che ho fatto poco fa. Di cosa si tratta? È un pavimento vinilico. Cosa significa? Come diciamo, al tatto è praticamente come questo. Io adesso sono in taverna. Non badate al casino che c'è lì, dopo magari vi racconto anche un'altra cosa. Comunque è simile a questo, diciamo, al tatto, però questo, se avete visto il video dedicato alla taverna, sapete che è un pavimento in SPC ad incasso applicato sopra un pavimento già esistente. Questo invece è un pavimento vinilico, quindi in sostanza, detta brevemente, è un pavimento adesivo. Ed eccolo qui. Come vedete è molto, ma molto più sottile, infatti è alto solo 2 mm rispetto ad esempio a questo qui che era, se non ricordo male, 5 mm ed è anche molto, ma molto più, più leggero, più morbido, e come tonalità vedete è questa colore, diciamo un avorio come il pavimento che ho in tutta la casa. Perché? Per cosa mi serve? Questa scatola ne ho presa solo una, speriamo basti, in caso andrò a prenderne un'altra, però al momento ne ho presa soltanto una perché volevo vedere innanzitutto il colore e volevo vedere se effettivamente era una cosa che riesco a fare. Voglio utilizzare questo materiale per andare a ricoprire i 3 gradini che vanno dalla cucina alla zona notte, per avere una continuità, diciamo, tra il pavimento della cucina e poi il corridoio della zona notte. Adesso vi faccio vedere il colore vicino a quello che abbiamo in casa, perché qui ovviamente si può ben notare che è completamente diverso, sembra quasi bianco. In realtà loro qui lo chiamano, l'avevo letto prima da qualche parte, comunque white, però è il classico, diciamo, legno, effetto legno sbiancato, che è appunto molto simile a quello che abbiamo in casa. Quindi adesso vado in casa, vediamo se il colore è giusto e poi inizio questo fai da te e vediamo cosa salta fuori. L'ho presentato un pochettino, un pezzettino giusto per capire, è leggermente, leggermente più chiaro, però trovare la tonalità precisa è praticamente impossibile perché sono comunque due marche, due materiali diversi, però devo dire che si avvicina parecchio, quindi io andrei comunque con questa tonalità, anche perché altrimenti c'era, ma era più scuro, un colore più caldo, e poi era troppo diverso da questo. Questo penso che sia quello che alla fine, tra tutti quelli che c'erano, si sposa meglio. Vi dico questa cosa perché Ste mi ha fatto venire un dubbio atroce, quindi adesso non so cosa fare e vi spiego, però ho preso anche una caramellina per darmi un po' la carica, anche perché sono qua tipo da 40 minuti e ho tagliato il pezzettino che va messo qui sulla parte, diciamo, del corridoio dove c'è la porta, e ho dovuto tagliare per bene intorno al cornicione, alla cornice della porta, e ci ho messo una vita. Però Ste mi diceva, mangio la caramella un attimo, stavo dicendo, Ste mi diceva
Come fai a fare questo pezzettino qua? Perché le scale, a differenza di tutto il resto della casa, le scale che erano già state fatte sono state realizzate con il tondo, quindi non sono squadrate ma hanno proprio questo tondo che fa così, quindi la pedana esce leggermente, diciamo, rispetto diciamo alla struttura della scala, ed esce con un tondo così. E il pavimento, questo pavimento vinilico è molto sottile perché appunto sono 2 mm, però un pochettino rigido lo è. E quindi lui mi dice, ma secondo te può reggere dove c'è il tondo? Quindi mi è venuto un dubbio atroce perché mi sa che non tiene, ok? Che sotto è adesivo e c'è la colla, però secondo me ho i miei dubbi, proprio perché non è un punto, cioè non è troppo grande questa parte, saranno circa 5 cm e quindi ho paura che non regga. A differenza invece di questa parte qui, che comunque lui dice tutto sommato qui sicuramente prende perché è alto, fai un listone unico e quindi la curva lì sicuramente lui dice te la prende. Però il nostro dubbio è su questo pezzettino qui, vedete? Che fa proprio leggermente questo tondino. E quindi adesso non so cosa fare, anche perché questo listone qui l'ho tagliato, vedete? L'ho tagliato per incastrarsi perfettamente qui e va. Però se poi qui è, diciamo, dello stesso colore di questo, qui anche, ma resta fuori questo bordino, fa letteralmente schifo. Non so cosa fare, anche perché vabbè, ormai la scatola l'ho aperta, però la ragazza del negozio mi ha detto se non dovesse andare bene me la riporti, ok, che ho pagato la scatola poco, quindi non è quello, e l'ho anche già tagliato, quindi in caso non possono assolutamente più accettarmi questo reso, perché ovviamente sono già andata a tagliare un listone. Però non vorrei, diciamo, incollarne uno e dopo non andare a scollarlo, diciamo, perché magari non tiene. C'è scritto sulla scatola che si può mettere e rimuovere senza problemi, però sotto è molto molto appiccicoso, quindi metterlo per avere una cosa definitiva o comunque momentanea, sì, metterlo per toglierlo domani, non lo so. Quindi sto un attimo pensando, entro sera devo decidere perché qualcosa devo fare, altrimenti li metterò da parte e verranno buoni questi listoni magari per un'altra occasione. Ma sto pensando di fare, in caso, se non facciamo questa, se non vado a ricoprirli, dopo lo dico anche a Steve, anche se gli ho già accennato, facciamo la cosa definitiva, quella giusta, si chiama il muratore, si fa sistemare la scala correttamente e poi vado ad utilizzare in quel caso le piastrelle uguali al pavimento, proprio della stessa marca, perché ci sono avanzate, quando ce l'hanno posata era avanzata qualche scatola e quindi si andranno ad utilizzare quelle, così almeno sono proprio perfettamente uguali al pavimento e esce il lavoro perfetto, perché andremo a chiamare un muratore. Adesso vediamo. Cioè, già che ci sono le cose, vorrei provare. Cioè, io sono tentata, sapete che sono tentata, però ho una brutta sensazione. Quando mi ha detto così, ho detto cavolo, non ci avevo pensato. Cioè, non ci ho proprio pensato. So che la scala è tonda, ma non ci ho pensato. Quindi adesso che faccio? Sono giunta ad una conclusione. Cosa ho deciso di fare secondo voi? Oh, olè! L'ho fatto. Allora, visto da qua potrebbe sembrare che io abbia fatto qualcosa. In realtà, visto che avevo la scatola, ne ho approfittato per presentare un attimo i gradini come me li sono immaginata. E questo più o meno è l'effetto finale. Perché non ho coperto questi qua? Primo, forse perché ho finito le doghe, non me ne è rimasta una, ma in realtà perché la mia idea è quella di fare i gradini più corti rispetto a come sono adesso. Quelli di adesso sono molto molto importanti. Io vorrei qualcosa di un po' più easy, di più semplice, di più minimal, quindi vorrei andare a stringere i gradini e questa parte che vedete non coperta, immaginatevela
vuota, quindi con il pavimento che continua. Qui mi piacerebbe mettere un vaso e una bella pianta che dà un po' di colore, riprende poi le varie piantine che ho qui in soggiorno in cucina. E poi rivestire con appunto il grass porcellanato come il pavimento fino insomma alla porta, ovviamente anche quel pezzettino là, ma là per forza di cose non sono riuscita a metterlo, e questo più o meno, visto che sono semplicemente appoggiate, è l'effetto che andrei ad ottenere. Ovviamente la scala la faccio fare perfettamente insomma squadrata, che è sicuramente più moderna e quindi si sposa molto meglio con lo stile della nostra casa. E mi sono follemente innamorata. Adesso vado a vedere un po', diciamo, il render del risultato. Non vedo l'ora di farla. Adesso ho la batteria scarica che sta lampeggiando, quindi metto la batteria in carica. Nel frattempo vado a sistemare, perché qui c'è un casino, mi ero organizzata con un taglierino, con il metro, con un cartone per appunto tagliare il pavimento senza rovinare nulla, ma visto che alla fine ho chiamato mio papà, perché di lui mi fido, l'ho chiamato e lui mi ha detto: lascia perdere, fai una cosa fatta bene, quindi chiama un professionista, lascia stare, perché se poi il pavimento non tiene sulla zona tonda esce una cagata. E quindi effettivamente tu hai ragione. Si era completamente scaricata la batteria, dicevo. Nel frattempo, alla fine, intanto che ho aspettato che si caricasse un minimo, sono andata a togliere tutto, l'ho rimesso nella scatola e sono sempre più convinta. Me la sono immaginata prima di adesso, me la sono sempre immaginata, però a vedermi più o meno una cosa simile... sono sempre più convinta di voler fare questa cosa. Questo è uno dei progetti di questo 2021. Spero di farlo il prima possibile. Adesso valutiamo un po' tutte queste eventuali chiusure, perché a quanto pare la situazione non è ancora migliorata e mi sa che finiamo di nuovo in zona rossa. Quindi insomma speriamo di risolvere innanzitutto questa cosa e poi di poter fare questo lavoro. Vediamo un attimo, io già non vedo l'ora. Adesso voglio farmi una bella doccia. In realtà volevo farmi un bagno caldo. È da un po' di giorni che dico: mi faccio un bagno caldo, però oggi, stamattina, mi è venuto il ciclo e quindi direi che non è il caso, niente, rimanderò alla settimana prossima, mi faccio una doccia, adesso c'è Ste, poi andrò io e dopo prepariamo la cena, non so assolutamente cosa fare, però mi inventerò qualcosa adesso, vediamo, anche perché ho fatto la spesa l'altro giorno, però non so cosa cucinare, non ho molta voglia, ma vabbè. E dopo mi sa che stasera guardiamo qualcosina su Netflix. Abbiamo guardato Lupin, è molto corto perché sono soltanto 5 puntate ed è al momento soltanto una stagione, quindi tipo in 3 sere l'abbiamo visto, bellissimo, ve lo consiglio, se ancora non l'avete visto guardatelo perché è molto molto carino. E niente, comunque questo fai da te di oggi è uscito decisamente un epic fail, ma rimedieremo molto presto. Oggi comunque mi stavo guardando prima allo specchio, ho una faccia stravolta. Abbiamo finito di cenare, adesso io vado a farmi una doccettina. Spegniamo tutte le luci, ok? Di solito lascio accesi sempre i faretti la sera. E poi volevo farmi, adesso sono totalmente al buio, volevo farmi una maschera. Vi faccio vedere la postazione di Ste, gioca la play nel mio studio. Cosa? Mi spegni la luce. Stasera quasi quasi mi faccio anche una maschera, non so se fare, vediamo se ce l'ho qui, questa è di Hello Body, è praticamente finita, cioè praticamente sì, secondo me c'è giusto dose per un'applicazione, quindi volendo potrei fare questa così la finisco, dai, quasi quasi faccio questa così almeno la vado a cestinare, anche perché ne ho talmente tante, sono tutte aperte, però sono da, ovviamente da terminare, quindi oggi termino lei perché non è
non fa bene neanche tenere le cose aperte per troppo tempo. Dopo mi faccio una doccia, o meglio, probabilmente adesso mi faccio la doccia, prima di entrare in doccia mi faccio la maschera, così intanto che mi lavo la maschera agisce, e poi mi fiondo subito al PC ad editare questo video, così magari ve lo pubblico già in questo fine settimana. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi spiace per questo super epic fail, ci ho creduto tantissimo oggi quando ho preso il materiale, però poi Ste giustamente mi ha fatto notare questa cosa, io non ci ho proprio pensato, ma vabbè, sbagliando si impara, così si dice. Spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo progetto per il 2021, uno dei tanti, però intanto vi accendo questo. Se il video vi è piaciuto fatemelo come sempre sapere con un pollice in su ed iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un bacione e buona serata, o meglio buona serata a me, magari voi state guardando il video nel pomeriggio. Vabbè, ciao!